E allora siamo al Moto Days 2014, oggi è sabato, massima affluenza finora, è iniziato giovedì 6 e tanta gente, siamo qui nell'area esterna dove si possono anche provare le moto, test gamma Honda e regia, mentre alla tua sinistra regia, ecco, abbiamo le Harley, andiamo a vedere questi rombi, a sentirli da vicino. Questo è The Ultimate Sound Experience, quindi parliamo di marmitte, diaframmi, e l'abbiamo già, ecco qua, impianti di scarico Harley Davidson. Ecco, avviciniamoci, sentiamo il suono. Ecco, avete sentito? Ecco, sentite i due tipi di suono, avete sentito prima quello legale, diciamo, e quello invece che viene modificato con l'apertura del diaframma, giusto? Sì, in pratica dalla leggendaria nomina del Dr. J e il Mr. Ride riusciamo a dare una doppia personalità alle marmitte e quindi alle moto Harley Davidson. Questo avviene con un semplice pulsante? Sì, chiaramente noi abbiamo la modalità automatica dove appena accendo la moto la valvola è chiusa, quindi non disturbo il vicinato. Appena parto, per un discorso di omologazione, la valvola apre fino a 50 km/h. Tra 50 e 90 la valvola è chiusa, dopo i 90 km/h la valvola è di nuovo aperta. Poi, ecco, infatti qui c'è il modello, si vede proprio quel diaframma. Esattamente. Che viene aperto e chiuso con un pulsante, ecco, vedete? Parte dietro arriva una corda con un motore elettrico che si occupa dell'apertura e della chiusura della valvola. E quindi c'è sia il suono quello aggressivo che comunque crea un po' di disturbo, disturbo, e poi c'è che si può fare in campagna, diciamo, esatto, quando va fuori. Esatto, poi per la modalità silenziosa, quindi per non disturbare il vicinato, per non avere problemi anche con le autorità, giustamente per il discorso di inquinamento acustico, abbiamo un interruttore che ci mantiene sempre la valvola chiusa, in modo tale che quindi abbiamo il nostro spot che è Social Sound Control. Quindi voi lavorate con tutte le moto o solo con l'Harley Davidson? Adesso facciamo Harley Davidson, Victory e Suzuki e stiamo lavorando per Indian. Dove vi trovate? Tramite tutti i concessionari Harley di vostra fiducia potete richiedere un preventivo e l'installazione tramite sempre il concessionario e dealer autorizzato, perché lo scarico deve essere installato secondo le nostre specifiche. E quindi ricordiamo, abbiamo proprio un marchio registrato che è Dr. Jekyll e Mr. Hyde, io credo che era una battuta, invece è proprio il vostro marchio. Esatto, sì, la società è olandese, abbiamo iniziato prima la distribuzione in Germania, soddisfando molto la clientela tedesca, e adesso stiamo importando questo prodotto anche in Italia. Infatti l'anno scorso a Roma c'è stato il raduno Harley Davidson, uno enorme, decine di migliaia di moto, e molti hanno protestato. Ecco, forse in questi casi è molto utile avere questa funzionalità. Esatto, in questo modo. E viene definita, come viene definita proprio questa? C'è un termine breve che lo definisce? Sì, il social sound control. Quindi Social sound control. Esatto, in modalità notturna, ad esempio, se abbiamo il garage di uscita con una rampa in salita per non disturbare il vicinato, d'estate quando i vicini sono con le finestre aperte, o se devo fare un tratto a lunga percorrenza, in questo modo ho risolto qualunque problema. Bene, avviciniamoci alle altre moto. Intanto volevamo sapere, la domanda che ti facciamo, se possiamo parlare anche un po' di costi. Sì, allora questi scarichi si girano intorno ai 2000 euro, poi dipende dal modello che viene installato e dipende dal tipo di scarico che viene scelto dal cliente. Possiamo soddisfare tutti i tipi di clientela e tutti i tipi di Harley Davidson e di modelli, a partire da uno slash cut come questo appena che potete vedere, a partire anche da un fondello Jekyll Bomb che richiama un po' uno stile old style. Vi faccio vedere le varie combinazioni che si possono effettuare. Ad esempio possiamo mettere il Jekyll Bomb, quindi ha un effetto vintage e rispecchia uno stile anche un po' caffè racer, oppure possiamo installare questo fondello che rispecchia la marmitta originale Harley, quindi ha le stesse dimensioni della marmitta Harley. Se poi vogliamo una moto un pochettino più sportiva, possiamo installare questo tipo di fondello per fare diciamo la moto un po' più sportiva. Okay. Inquadriamoli un po' tutti da lontano. Il Big Shot, lo Slash Cut, il Jekyll Bomb e il fondello classico a cono per rispecchiare il look originale Harley. Quindi avere un Harley non è più un problema, almeno a livello di sonoro, no? Esatto, questo permette anche di utilizzare la moto Harley a 360 gradi e tutti i giorni. Una persona che magari vuole andare al lavoro con la moto Harley può avere uno scarico chiuso e quindi passare anche più inosservato. Benissimo, ti ringraziamo, un saluto da Paolo. Saluto. Franco Papetti, arrivederci. Grazie. Ciao. Ciao, grazie. Grazie. Grazie a te.